Ben ritrovati. Per il secondo anno consecutivo la Regione Puglia dovrà sperare nella benevolenza della Commissione europea per ottenere nuovamente una proroga che eviti di perdere oltre 95 milioni di euro di aiuti europei all'agricoltura. Ne parliamo con l'europarlamentare di Sud in Testa, Andrea Caroppo, in collegamento con noi. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. E allora, qual è la situazione e soprattutto quale sarà il vostro impegno dopo l'appello da più parti arrivato dalla vostra regione? La situazione purtroppo è consolidata da molto tempo, nel senso che la regione si è incuneata in un vicolo cieco da molto tempo. Già lo scorso anno come Puglia siamo stati costretti a chiedere ad Eroga per poter spendere, avere ulteriore tempo per poter spendere delle risorse che a seguito di scelte errate negli anni scorsi, l'impostazione dei bandi, il contenzioso che sicuramente si è sviluppato, ma il contenzioso non si sviluppa da solo, è frutto di una cattiva programmazione che in questi anni c'è stata. Ieri è arrivato questo appello da parte di Coldiretti Puglia ad una mobilitazione, ad un'unità di intenti da parte di tutti gli europarlamentari pugliesi, ma anche del sud a questo punto, dico io. Credo che, diciamo, ognuno di noi l'impegno lo ha sempre posto. Io sin dall'insediamento, il primo atto che feci fu quello di recarmi in direzione generale agricoltura proprio per sollecitare un mantenimento dei fondi questo scorso anno. Quest'anno siamo punto a capo, purtroppo. Devo dire che è una situazione che in Puglia ormai assume dei connotati quasi paradossali, perché il resto delle regioni, vale per la Basilicata, vale anche per altre regioni del sud come la Calabria, in realtà in questi anni e anche nell'ultimo anno sono riusciti a superare delle difficoltà, anzi a porsi come regioni da guardare in maniera, cioè con attenzione all'utilizzo dei fondi soprattutto del FEAS, quindi del PSR. Detto questo, l'impegno ci sarà. Oltre questo, credo che però sia necessario programmare da parte della Regione, coinvolgere anche attraverso l'ufficio che la Regione Puglia a Bruxelles il lavoro degli europarlamentari nel corso di tutto l'anno, non arrivare con l'acqua alla gola all'ultimo minuto per provare a salvare il salvabile. Quindi con una maggiore programmazione, un maggiore coinvolgimento, sicuramente faremo meglio tutti noi il nostro lavoro. C'è chi dice che potranno essere recuperati forse i soldi del PSR, ma siamo di fronte a un danno irrecuperabile. I danni prodotti vanno risarciti da chi ha sbagliato e le responsabilità sono facilmente individuabili. Qual è il suo punto di vista al riguardo? Beh, su quello, se ci dovessero essere errori di carattere non solo amministrativo ma di carattere contabile o di carattere di altri rilievi, è assolutamente necessario che ci siano dei focus e degli accertamenti di responsabilità. Al di là di questo, il nostro compito, io dico, perlomeno il mio da europarlamentare, è quello di provare sicuramente a che questa iattura per la Puglia non ci sia. È chiaro che, ripeto, è necessario evitare tutti quelli che sono stati gli errori commessi nel passato, e sono tanti, ascoltare magari alcuni buoni consigli e buoni suggerimenti. Non ho ancora avuto modo di sentire in maniera ufficiale, se non per le vie brevi, per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo assessore all'agricoltura. La speranza è che si evitino gli errori appunto commessi nella gestione precedente, anche negli ultimi di anni. Quindi noi ci siamo, il lavoro che può essere fatto è molteplice, ripeto, serve che ognuno su tutti i livelli istituzionali faccia il suo. Intanto Sud in Testa prende forma in Puglia. Sì, credo che l'esigenza che noi abbiamo ravvisato, abbiamo avvertito, è che al di là dei colori politici e dei rappresentanti istituzionali che negli anni si sono succeduti, dei vari schieramenti politici, quello che è mancato è che invece ci sia una cordata, un gruppo di persone che davvero abbia a cuore gli interessi del Mezzogiorno e lo metta al primo posto della propria agenda politica. E quindi, insieme a tanti amici, ma non solo in Puglia abbiamo formalizzato la costituzione del gruppo in regione attraverso
attraverso il nostro consigliere regionale Paolo Dell'Erba, ma attraverso una serie di tanti amici, di tante realtà anche nelle altre regioni del sud, e quindi in Campania, in Basilicata, in Calabria. Stiamo dando vita a quello che io credo un passaggio fondamentale, uno snodo fondamentale per il nostro territorio, per il sud in generale. Quindi avere sicuramente degli eletti e la rappresentanza al sud non è mai mancata, ma avere dei rappresentanti che in realtà mettono al primo posto quelle che sono le nostre necessità. Questo, per esempio, dell'utilizzo dei fondi europei è la prima prova che le regioni devono avere la capacità di saper cioè raccogliere e sviluppare, e quindi il nostro progetto, quello di questo nostro movimento politico, i Sud in Testa, sarà quello di dare forza alle nostre regioni. Farlo attraverso una classe dirigente fatta sui livelli locali, non solo di figure già coinvolte nelle amministrazioni pubbliche, ma anche di tante persone che spesso e volentieri dai classici partiti non vengono valorizzate e coinvolte. Il nostro obiettivo sarà proprio questo. E noi seguiremo il vostro lavoro. Grazie ad Andrea Caroppo, europarlamentare di Sud in Testa. Le Grazie. auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata.